Obiettivo raggiunto ed anche superato. I biellesi ancora una volta hanno dimostrato di avere un cuore grande. Noi vediamo un assegno veramente molto grande. Certo, buongiorno a tutti e auguri anche se in ritardo. Allora, l'iniziativa è andata molto bene, gli orsetti sono andati a Ruba, merito dei nostri amici biellesi, biellesi e non, che hanno voluto partecipare a questa iniziativa in collaborazione con l'ospedale di Biella. Allora, noi vediamo una cifra veramente importante, non ve l'aspettavate? Non ce l'aspettavamo, è stata veramente una bella sorpresa. Gli orsetti sono andati a Ruba fino all'ultimo giorno, finito qualche ora prima della fine della giornata, però siamo molto contenti. Allora, adesso a questo punto l'albero è veramente acceso di tutti i cuori di coloro che hanno così donato un contributo per un'apparecchiatura importante che adesso andremo a vedere nel dettaglio, e quindi veramente ancora una volta grazie. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. E adesso naturalmente sentiamo il commento di Bianca Masturzo, direttore di ginecologia e ostetricia. Allora, questo premio è stato recapitato, un bel risultato davvero. È stato decisamente sopra le nostre aspettative, quindi un grande grazie per la fiducia che la popolazione biellese ci ha accordato, e sarà possibile procedere in questo progetto che è fatto apposta per gestire al meglio la sicurezza del travaglio delle donne. È un territorio questo con una popolazione che ha bisogno di crescere da un punto di vista della natalità, però devo dire, io sono arrivata il 15 di giugno e nella seconda fase dell'anno abbiamo avuto un incremento delle nascite, quindi questo per me è stato un grande benvenuto, ecco. Ottimo, questo è un segnale assolutamente positivo, chissà che anche questa strumentazione possa incentivare ulteriormente. Di che cosa si tratta nello specifico? Allora, questo è un progetto per finanziare uno strumento che è una macchina per registrare il battito cardiaco fetale durante il travaglio, macchina che modelli così esistono già, ma questa è molto più molto innovativa perché ci consente di individuare in modo estremamente precoce il momento di ipossia fetale, quindi intervenire nel migliore dei modi. È uno strumento che c'è, un gold standard che c'è nelle grosse maternità, insomma ci mettiamo a livello delle grandi maternità. Ottimo, allora senta, caposala, quindi lei sicuramente ha percezione talvolta anche dei timori delle mamme. Certo, questo sicuramente è quello che ci eleva ad un'assistenza sicuramente migliore e dà sicurezza a tutta la popolazione delle mamme del biellese.